Era un aggiornamento molto atteso. Apple ha rilasciato iOS 17.3 per iPhone e, come sempre, questa nuova versione del sistema operativo si può scaricare direttamente dalle impostazioni di aggiornamento. Sono diverse le novità e miglioramenti, tra cui soprattutto uno, la protezione per i dispositivi rubati. Se l'utente subisce il furto del proprio iPhone, la funzione protezione dispositivo rubato aumenta la sicurezza del telefono e dell'ID Apple, richiedendo il riconoscimento tramite Face ID o Touch ID, senza la possibilità di utilizzare il codice di sblocco per eseguire determinate azioni. In sostanza, se qualcuno entra in possesso di un iPhone non suo, non potrà sbloccare lo smartphone per modificare la password principale e quindi accedere completamente al telefono. L'opzione ritardo di sicurezza in più richiede ulteriormente Face ID o Touch ID, un'attesa di un'ora e poi una autenticazione supplementare. Dopo diverse segnalazioni da utenti che avevano visto i propri account Apple rubati semplicemente usando il codice di blocco, di fatto iOS 17.3 blinda l'iPhone da incursioni esterne e se rubato l'autore del furto non potrà accedervi in alcun modo. L'aggiornamento come sempre è gratuito. Gli iPhone supportati vanno dai modelli del 2018 fino ovviamente ai più recenti iPhone 15, quindi dall'11 in poi sono tutti supportati.